Bentornati a tutti su questo nuovo video di Lucciole per Lanterne. Oggi parleremo di un gesuita euclideo vestito come un bonzo per entrare alla corte degli imperatori della dinastia dei Min. Non sono impazzita, ho solamente preso in prestito i versi della canzone di Battiato Cerco un centro di gravità. Ebbene sì, a volte sembra che Battiato dica delle cose a caso, buttate lì, ma ogni verso del nostro cantautore siciliano in realtà è studiato e pensato profondamente. E in questo caso si tratta proprio di un personaggio molto importante in realtà per tutto ciò che riguarda i rapporti tra Cina e Italia, ma che purtroppo alcuni ignorano. Non sto parlando di Marco Polo, ma bensì di Matteo Ricci, che circa 300 anni dopo, quindi con Marco Polo siamo nel 1200, con Matteo Ricci siamo alla fine del 1500, Matteo Ricci poi morirà nel 1610 a Pechino, ma ci arriveremo. Appunto, si ritrova in Cina, ma chiediamoci perché. Allora, chi era Matteo Ricci? Matteo Ricci era, mi sembra, non vorrei sbagliare, nato a Macerata alla fine, appunto, a metà, alla fine del 1500. A 25 anni, lui è un gesuita, decide di intraprendere la strada del missionario. Dopo un primo periodo in India, viene mandato a Pechino. Arrivato a Pechino, però Ricci si rende conto che per poter parlare direttamente al popolo cinese era importante non entrarvi come estraneo, ma integrarsi nella cultura. È un pochino questo quello che è la grande svolta nel pensiero di questo gesuita, perché nonostante ovviamente il suo scopo fosse quello di portare la parola di Gesù Cristo e la vera fede cristiana nella religione cattolica presso il popolo cinese, lui comunque comprende, essendo in quanto gesuita, un grande studioso e soprattutto appassionato di filosofia e di questi temi, capisce di doversi integrare totalmente alla cultura cinese del tempo per poter essere accettato e quindi poter parlare direttamente ai cinesi. Questo anche perché, come comprende quasi subito Matteo Ricci, è difficile parlare a un popolo che non ha nella sua concezione la figura vera e propria di un signore onnipotente. Tant'è vero che tutte le volte che Matteo Ricci si riferirà poi nel suo proselitismo a Dio, al Dio della religione cattolica, in realtà mutuerà dei termini dalla lingua cinese che non sono dei neologismi. Lui si riferirà a Dio come Shan Di oppure come Tian Ju, insomma, come il signore del cielo o qualcosa di simile, proprio per poter mettersi allo stesso livello di chi lo ascolta. Dunque, cosa fa questo giovane gesuita? Come prima cosa prova la strada del buddismo, non che lui si faccia buddista, ma si rasa i capelli, si taglia la sua barba da uomo italiano di fine 500 e inizia a vestire le vesti dei bonzi buddisti. Dopo qualche tempo, in realtà, poi vedrà che probabilmente, essendo lui un uomo di scienza, come tanti confratelli suoi gesuiti del tempo e, come già detto, filosofo, troverà più affinità appunto nel confucianesimo. Pertanto, col passare degli anni, si vedrà un Matteo Ricci che porterà proprio gli abiti
tipici anche dei funzionari di corte, quindi degli studiosi cinesi dediti al confucianesimo. Ed è proprio così che poi lo si ritrova raffigurato nei fregi cinesi. C'è tra l'altro da dire su questo argomento una cosa molto curiosa, ovvero che lui, Matteo Ricci e Marco Polo sono gli unici due stranieri a essere rappresentati al Millennium Center a Pechino nel fregio che parla dei fasti della nazione. E quindi questo ci fa capire l'importanza di quest'uomo che col tempo si introdurrà a corte. Purtroppo per lui non avrà mai occasione, di incontrare l'imperatore, ma, non per malevolenza dell'imperatore, poiché al tempo erano davvero pochi quelli che, sul territorio cinese, cinesi o non, avevano, la possibilità di incontrare di persona l'imperatore, ma entra a corte e tra l'altro il suo braccio destro, Su Wanci, è proprio un cinese che col tempo poi si convertirà al cristianesimo. È lunga e ricca la produzione epistolare di Matteo Ricci, perché ovviamente lui quotidianamente, lui periodicamente scriveva al Papa o a chi per esso, per aggiornarlo riguardo la sua attività di apostolato, come si può dire. Abbiamo quindi quest'uomo italiano, questo gesuita, vestito alla maniera dei funzionari di Pechino. E addirittura prende quasi subito un nome cinese perché comprende che non gli fa gioco presentarsi col suo nome occidentale, quindi prende il nome di Li Ma Dou e ha una buona intuizione. Lui è tra l'altro un esperto cartografo e si rende conto che i cinesi gradiscono che la Cina nelle rappresentazioni delle cartine mondiali, dei planisferi, venga messa al centro e quindi è proprio lui il primo a porre la Cina al centro delle cartine. Tant'è vero che Cina, in cinese vuol dire proprio il paese di mezzo e quindi questo ci fa capire quale fosse la sua finezza di pensiero o comunque quale fosse il suo livello di affinità col pensiero cinese di allora, quanto lui avesse veramente compreso il pensiero dei cinesi del tempo. A riprova dell'importanza che ha avuto questa figura, purtroppo ai giorni d'oggi, forse non troppo per gli italiani che non lo ricordano abbastanza, ma per i cinesi, oltre al fatto che lui assieme a Marco Polo sia l'unico straniero presente, come detto prima, nel fregio riguardante i fasti della nazione cinese, ma il fatto che lui sia il primo occidentale ad ottenere il permesso da parte dell'imperatore ad essere sepolto dentro le mura di Pechino. Infatti Matteo Ricci muore nel 1610, nel maggio del 1610, e viene appunto sepolto con tutti i fasti dovuti all'interno di Pechino ed è ancora visitabile la sua tomba. Si pensi che al tempo della rivoluzione le guardie rosse principiarono una sorta di attacco nei confronti della tomba, ma poi si fermarono persino loro nei confronti di questa personalità che tanto aveva fatto all'epoca, alla sua epoca, per l'incontro tra le due nazioni. Purtroppo il beneficio e i rapporti paradisiaci che saranno andati instaurando con Matteo Ricci, anche grazie ovviamente a un'apertura mentale della corte cinese di inizi 600, fine 500, durerà qualche decennio, poiché nel 700, proprio a causa del fatto che le potenze europee stavano attaccando le coste a sud della Cina,
ci sarà una Cina che inizia a chiudersi in se stessa, bandendo tutti gli occidentalismi e con questi ovviamente anche quello che riguardava lo studio della religione, della filosofia, il culto delle religioni occidentali, nello specifico europee. Questo di controparte fa sì, o comunque si accompagna a una chiusura anche da parte di Roma. Tanto è vero che proprio in quel periodo il Papa dichiarerà, come si può dire, dichiarerà, bandirà, ecco, metterà al bando quelli che chiamerà riti cinesi, ovvero il culto degli antenati, che sebbene i gesuiti ritenessero un qualcosa di benissimo compatibile con la religione cristiana e quindi gli avessero permesso di portare ai cinesi che si fossero convertiti all'interno della loro religione, in realtà altri missionari come i francescani e i domenicani, che a differenza dei gesuiti non andavano a confrontarsi con l'élite del tempo, ma avevano proprio a che fare con il popolo, i contadini, si trovavano nelle aree più rurali, dovevano lottare giornalmente contro le superstizioni, avevano invece bandito. Quindi nel Settecento si ha una chiusura della Cina nei confronti dell'Occidente perché l'Occidente la sta attaccando e al contempo Roma mette al bando una parte fondamentale, diciamo, della spiritualità cinese, quella che chiamerà appunto i riti cinesi, ovvero il culto degli antenati, che solo nel 1939 verranno poi resi nuovamente leciti anche dal Papa, anche se solo comunque in veste civile. Quindi questa è stata la figura di Matteo Ricci, che tra l'altro è stato il primo a tradurre, a far sì che venissero tradotti i testi di Confucio, e quindi è con lui che si hanno i primi testi integrali tradotti al tempo dal cinese al latino di questo grande pensatore che fu appunto Confucio. E, è un peccato che la figura di Matteo Ricci, o Lima Dou, se vogliamo dirlo alla cinese, sia spesso scordata da noi italiani, perché appunto se andate a Pechino in realtà potete benissimo visitare i luoghi della sua vita cinese. Speriamo di avervi incuriositi e che andrete ad approfondire il personaggio e la figura. Sicuramente sul web si trovano tantissime cose, non quante forse sarebbe auspicabile, ma ci sono anche ovviamente su Amazon, per esempio, le raccolte dei suoi scritti e delle sue lettere. Quindi vi ringraziamo per averci seguiti e alla prossima. Xie xie da jia de shou kan.